Salone del risparmio 2014, siamo qui con Alex Irchebuono, responsabile sud-est Europa di La Française. Alex, i mercati sono volatili in questo periodo, possiamo fare il punto con voi sulla Cina? Certo, molti si chiederanno come mai una domanda sulla Cina, una società che si chiama La Française. In realtà all'interno del gruppo abbiamo una boutique basata a Hong Kong dal 1998 che fa esclusivamente investimenti in aziende a piccola e media capitalizzazione sul mercato cinese, che conosciamo quindi molto bene, siamo presenti da circa 20 anni e sappiamo abbastanza bene le dinamiche che stanno avvenendo in questo mercato. Mercato che è in una fase di trasformazione epocale, in molti l'hanno inserito nei portafogli attraverso fondi BRIC o Emerging Market, ma riteniamo che sia arrivato il momento invece di considerarlo a parte. Se noi guardiamo infatti gli indici principali del mercato cinese, mi riferisco per esempio all'MSCI China Free, circa il 72% delle aziende all'interno dell'indice sono sostanzialmente large cap di proprietà del governo cinese, quindi pubbliche, mentre circa solo un 25% sono private. Bene, pensate che già oggi, e questo solo negli ultimi 5 anni, l'economia cinese è rappresentata per oltre il 70% da quel 20% di società private. Quindi bisogna stare molto attenti a come si approccia questo mercato che è in fase di grossa trasformazione. Concludo dicendo che proprio in virtù del incontro che c'è stato alla fine dell'anno scorso, il plenum del Partito Comunista Cinese, sono state messe in cantiere tutta una serie di riforme che verranno sicuramente implementate nei prossimi anni, che trasformeranno questo mercato ancora più radicalmente. Quindi l'ingresso di società private in settori fino ad oggi ad appannaggio del pubblico, l'export non più come unico driver di crescita dell'economia, oggi rappresenta solo il 25% del PIL della Cina, e investimenti interni che spingeranno sicuramente in sui consumi e quindi l'apertura di un mercato da oltre 1 miliardo di potenziali consumatori. Ecco, quindi focus specializzati su mercati molto di nicchia e sempre attraenti. La Française può essere considerata una boutique, cosa può offrire ai promotori italiani? Allora, come abbiamo detto, il nostro approccio è proprio di selezionare delle boutique che siano in grado in giro per il mondo di offrire delle specificità, delle eccellenze che è molto difficile riuscire a far germogliare all'interno di una società di gestione. Per cui abbiamo parlato di JK Capital con fondi small mid cap sulla Cina e sull'Asia. Abbiamo recentemente siglato un accordo con una società che si chiama Forum Partners, che offre fondi immobiliari in grado di offrire dei dividendi di circa il 5-6% al netto delle commissioni grazie agli affitti, quindi sfruttando che cosa? Affitti commerciali in prime location, quindi in luoghi importanti nelle grandi città, sia in Asia che in America Latina, piuttosto che in Europa e negli Stati Uniti. Piuttosto che abbiamo lanciato per primi un fondo sui subordinati bancari e sugli ibridi. Quindi ricercare oggi rendimento nel mercato obbligazionario quando gli spread si sono compressi è molto complicato. Noi riteniamo che poter investire in un fondo che esclusivamente si focalizza in emissioni corporate finanziarie, quindi delle banche e delle assicurazioni, a comunque i tassi di adesso, possa rendere sicuramente di più che non l'investimento in obbligazionario governativo. Quindi una gamma d'offerta diversificata, non banale, attraverso gli esperti con delle boutique che riteniamo possano aggiungere grande valore in un mercato estremamente affollato come quello dell'asset management oggi in Italia. Alex, la ringrazio, dal Salone del Risparmio con La Française è tutto, grazie di tutto. Grazie a voi, molto gentile.